Non si è guastato il vostro televisore. Questo è il campanellino delle fate, il cui suono è troppo acuto per l'orecchio umano. Oh, eccoti, Trilli. Cos'è? Ma che? Ecco, se conoscete la nostra storia di Peter Pan, saprete che una spruzzatina di polvere di fata fa volare. Dove vai, Trilli? Non hai dimenticato qualcosa? Buonasera. Oggi vi presentiamo Peter Pan! È costato 4 milioni e ne ha guadagnati 87. Di Peter Pan sono state fatte 7. Sette? Nani. Sequel. Abbiamo imparato a contare fino a 7. Era il film preferito di Michael Jackson. Vi siete mai chiesti perché Peter Pan ha le orecchie a punta? Tecnicamente dovrebbe essere un umano, ma ha le orecchie a punta. Praticamente Walt Disney voleva che sembrasse un bambino meno umano possibile, per cercare di farlo sembrare più simpatico. Non ho capito il perché. L'attrice che ha fatto Wendy è la stessa che ha fatto Alice. All'inizio, in Pirati dei Caraibi ai confini del mondo, in mezzo alla riunione degli altri grandi pirati, ci doveva essere Capitano Cino. La Disney sta facendo una versione live action di Peter Pan. Giusto, perché qualcuno non lo sa. Capitanoncino era il nostro uomo di barba nera ed è scappato per sfuggire al tempo. Nella versione originale, quella inglese, a genere, si chiama George. A genere è il padre. Peter Pan è nato come opera teatrale. E quindi aveva già una serie di... Anche lui ha fatto, e lui mi raccontava un disco di Peter Pan. E quindi aveva già una serie di tradizioni. Tra queste tradizioni ce n'erano due in particolare. Primo, tutti i Peter Pan della storia sono stati interpretati da delle donne. Ricordate il film che vi ho detto che è stato censurato, assolutamente censurato, nel video con le 100 curiosità sulla Disney nella guerra mondiale? Vietato in tutto il mondo, bloccato ovunque, eliminate, bruciate tutte le pellicole e ne esistono pochissime copie? Noi ce l'abbiamo. A parte questo. Wow, che spiegazione. L'attore che fa il bambino protagonista è lo stesso che ha fatto in Peter Pan, Peter Pan. La seconda grande tradizione è che l'attore che fa a genere, cioè il padre, deve essere sempre lo stesso che fa Uncino. E anche in questo caso è vero, è successo davvero, stesso attore. E in più, anche l'aspetto esteriore è stato fatto per fare in modo che i due potessero effettivamente essere interpretati dallo stesso attore. Mi perdo un mondo. All'inizio in Peter Pan 2 a fare Wendy adulta doveva essere Wendy, ma poi venne rifiutata. Una delle tante ispirazioni di James McIver, il grande scrittore, per creare Peter Pan, fu proprio il fatto che un suo amico, da piccolo, morì cadendo in un lago congelato e rimase lì il suo cadavere congelato fino a primavera, e questo fu un modo per partire a ragionare sul tempo, sul non crescere mai. Che problemi hanno? All'inizio Disney voleva che la narratrice fosse Nana. Sarebbe stata un'idea geniale. Capitano Uncino sarebbe dovuto apparire nel pianeta del tesoro. Capitano Uncino non invecchierà mai, ma è inseguito dal tempo. Il coccodrillo. Non è il coccodrillo, è la sveglia. È il coccodrillo. Che è dentro il cazzo di intestino tenue di un coccodrillo. Ma perché non la dice? Beh, tu una sveglia. Mangia quel Pikachu stile che c'è lì e poi vediamo se... Oh, è bellissimo, fammi vedere. Mi sveglio con questa tutte le mattine dal 1999. Ho fatto... Oh, ma che suono? Che cazzo? Ogni volta cambia. Ma tu hai avuto il coraggio di svegliarti con sta roba? Ti ci credo che sei così? Auguriale! Tanto poi non è che non lo vede questo video. Sì, ma... Non è vero, lei li guarda. Dovremmo spiegare alla gente che questo video esce il giorno della festa di compleanno di Vale. E allora, noi adesso facciamo gli auguri a una persona a caso che voi non conoscete. Peter Pan è il classico Disney più censurato in assoluto. Nella versione italiana, però... La maggior parte di queste censure non ci sono.
Bene, iniziamo con l'elenco delle censure che hanno fatto per quest'ate. Inizia, cioè ci sono i più. Number one. La scena in cui Capitano Ciro si stufa di uno dei pirati che sta suonando e quindi gli spara è stata censurata in un sacco di stati. Pirati, che cazzo devono fare? Le focacce? Non c'è una vita migliore, ma godila in fretta, già che per disdetta non canta mai molto il corsar, il corsar. Ah, ok, number two. La canzone del Pelle Rossa spiega perché i Pelle Rossa sono rossi. Sì, perché hanno baciato la ragazza. Ma in un sacco di altri stati invece spiega perché i Pelle Rossa sono coraggiosi. Censura numero 3. Sì. I Pelle Rossa, visto che erano molto stereotipati, vennero censurati in tutti gli altri media che riguardano l'isola che non c'è. Quindi in Jake e i pirati dell'isola che non c'è, in Peter Pan 2, in Trivi e in qualsiasi altra occasione in cui appare l'isola che non c'è, improvvisamente non ci sono più gli indiani. La canzone che cantano Gianni e Michele, andiamo a fare la guerra agli indiani, agli indiani. Beh, questo pezzo è stato cambiato in Ritorneremo a casa domani, domani. Perché? Non lo so, forse andiamo a fare la guerra agli indiani poteva essere una cosa un po' brutta da dire. Che bravi miei bambini, li abbiamo proprio educati bene. Le uniche due differenze fra Capitano Uncino del libro e Capitano Uncino dell'opera del classico Disney, quella roba strana, è che in teoria non doveva avere i baffi. E nel libro ha l'uncino sulla mano destra, non sulla sinistra, ma venne cambiato perché beh, l'attore, già hanno usato come punto di riferimento, era Mancino. L'aspetto esteriore di Spugna e molte delle sue battute sono battute e scene animate che erano state scartate da Dotto. All'inizio Nana doveva andare sull'isola che non c'è con i ragazzi. Ma poi hanno scoperto che l'accesso era vietato ai cani. E agli indiani, per questo non l'ho censurato. Nel libro molti pirati restano uccisi. Evviva! Davvero? Nel film l'unico ad uccidere i pirati è Capitano Uncino. È vero! Mi ricordo. È presente il Peter Pan Hook fatto con Robin Williams? Quel bel film. Bellissimo. Sì, molto molto bello. Io l'avevo visto da bambino, quando avevo 5 anni, ed ero rimasto traumatizzato perché ho visto i pirati mentre questo qua in un sarcofago buttarci dentro gli scorpioni. Toro sdraiato è quello di Peter Pan. Non si chiama così. È quello che canto così. Nella versione inglese si chiama Grande, Grossa, Piccola Pantera. Molte si confondono ancora, ma Trilli non è fatta da Marilyn Monroe, doveva essere fatta da Marilyn Monroe, ma non è stata fatta da Marilyn Monroe. Infatti Marilyn Monroe è diventata famosa, se non sbaglio, dopo questo film o qualcosa del genere, dopo che aveva iniziato la produzione, una cosa così. L'aspetto esteriore di Trilli è stato riutilizzato per fare Gioia in Inside Out. In Peter Pan, Trilli muore. Due volte. Due volte. Davvero? Nel libro, intendo. Di solito quando succede nei musical, tipo te a fare i DVD, tipo dire io credo nelle fate, lo esattamente, lei ha capito tutto. A teatro, in teoria, la scena in cui Trilli muore la prima volta, beh, diciamo che c'è una tradizione secondo la quale tu devi o applaudire o altre volte dire esplicitamente che credi nelle fate per riuscire a salvarla, perché l'unico modo per uccidere una fata è non credere in lei. Minchia, l'ho sterminato un sacco. Ma non tutti sanno come è iniziata questa storia. Cioè con James Matthew Barry, che alla prima teatrale di Peter Pan ha invitato 25 bambini da un orfanotrofio, perdendo quindi il prezzo di 25 posti, e ha fatto in modo che questi bambini si autoconvincessero che la storia fosse vera e che quindi dovessero davvero, per riportare in vita Trilli, dire che credevano nelle fate. E sono stati loro a iniziare a dire che credevano nelle fate, che lo giuravano. E poi hanno iniziato anche gli adulti. Ma fammi indovinare, Trilli non è risorta. Ah, è risorta. Ah, vero, non è tutto risorto. Sì, una volta risorto. Sì. Poi alla fine muore di vecchiaia perché vivono un anno e poi Peter Pan si dimentica di lei. Un anno e basta? Una cosa del genere, poco tempo. La doppiatrice delle sirene è la stessa che ha fatto Trilli, solo che Trilli non parla, quindi non se ne può accorgere nessuno. Ah. Io so chi ha doppiato Trilli, Giacomo Poretti. Nessuno, non ne frega nessuno. Nella versione originale, alla fine, Wendy decide di adottare tutti i bimbi sperduti.
Sì, nel musical c'è. Vissero per sempre felici e contenti, poi si ma quindi è proprio quello che li adotta. Cioè, che chiede di adottarli, e la famiglia Darling li adotta, però lei poi ne sposerà uno, avrà una figlia con lei che si chiamerà Jane, e che appare in Peter Pan 2. Con lui. Jane, sì, esiste davvero anche nel libro. E sta di fatto che Jane nel libro è figlia unica e non ha un fratellino piccolo. Il fratellino venne inserito semplicemente per poter parlare di tutta quella questione. L'assenza di Jane e Michael è stata giustificata dalla Disney con un sono partiti per la guerra. Oh. Jane poi ha una figlia chiamata Margaret. E Margaret avrà una figlia chiamata Moira. Il libro comunque si chiama Peter e Wendy, non Peter Pan. Il titolo Peter Pan è stato inventato per l'opera teatrale, tipo una cosa del genere. Margaret avrà come figlia Moira e Peter Pan, che sarà continuato a tornare sulla Terra nel frattempo, si innamorerà di Moira e se la sposerà. Ah, quindi... Puck racconta quello che succede dopo. Solo che molti non lo sanno. Credono che racconti io, la figlia di Wendy. No, 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 Moira. Avrete notato che nel 2 non c'è il coccodrillo, ma c'è una piovra. Ma visto che il coccodrillo nel primo non è morto, perché non c'è più? Boh, si è trasformato! Perché in Peter Pan 2 avevano bisogno di un cattivo che facesse da cattivo sia per Capitan Uncino sia per Peter Pan. Infatti, l'Octopus attacca sia Peter Pan che Capitan Uncino, che Jane, che chiunque gli capiti sotto mano. Un Octopus. E non potevano usare il coccodrillo. No, perché il coccodrillo rappresenta il tempo, doveva prendersela solo ed unicamente con una persona. Ma non potevano chiamare il Kraken! Volevano usare il Kraken all'inizio, ma avevano paura che non lo conoscesse nessuno, era ancora vecchio. Il Kraken! All'inizio Pocahontas doveva avere lo stesso aspetto di Giglio Tigrato. Una canzone eliminata è... Non parlar, non sorrider mai, se per caso un coccodrillo incontrerai, lui ti sa guardare e tranquillo far. Mentre invece pensano da cui ti può mangiare. Non parlar, non sorrider mai, se per caso un coccodrillo incontrerai. Tutta più gli direi, ciao a voi, cosa c'è? Quando incontro un coccodrillo non fermarti mai. Ciao, io sono Edredge, lei è... Mi chiamo Chiara e basta, non voglio... Sono felicissimo di aver fatto un altro classico che mi ricorda brutti momenti della mia vita, come quando appunto l'ho fatto a teatro ed è stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Passate su Instagram di questo, sul canale di questo. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale di questo utente e seguitelo infatti, su Instagram. Infatti dai, lo so che è brutto, c'ha la barba troppo lunga, se la deve tagliare. Seguitelo su Instagram, Facebook, Twitter, YouPorn, Pornhub, Brazzer, seguitelo. Ho dimenticato YouTube. E anche su YouTube. Vediamo quanto sei brutto. Beh.